Ciao a tutti, sono Giulia e siamo tornati sul mio canale con un nuovo video. Come avrete letto dal titolo, oggi siamo qui con un nuovo episodio di Is It Love Ryan. Allora, direi di non perdermi troppo in chiacchiere e di cominciare subito con il video. Ok, iniziamo. Non ricordo esattamente, cioè avevamo fatto quel discorso sui vini che l'avevamo stupito perché eravamo un po' nel nostro campo. Si stavano salutando, mi sa. Signorina, signore. Senza ulteriori indugi lascia la stanza. Sento di poter respirare di nuovo mentre la temperatura nella stanza torna a essere tollerabile. Emetto un piccolo sospiro di sollievo. Mark prende delle note, poi mi mette via i documenti e spegne il proiettore in silenzio. Signor, questo cognome che non so mai pronunciare, io sono terribilmente dispiaciuta, non intendevo essere scortese. Non sapevo chi fosse e non pensavo che la nostra società organizzasse eventi di beneficenza. Il volto di Mark si rilassa gradualmente, sospira dolcemente per poi guardarmi. Non è nulla. Possiede il controllo di sé in ogni circostanza. Un professionista. Deve. Ah, un professionista deve, ma non posso percepire che si sta trattenendo. Posso percepire che si sta trattenendo. Il signor Carter solitamente non supervisiona questo genere di cose, ma la sua assistente ha dato le dimissioni inizio settimana per motivi personali. Che cosa ci nascondi? Forse è stata invitata a dare le dimissioni, non credo alle ragioni personali. Forse è stata invitata a dare le dimissioni. Qualcosa mi dice che la sua assistente in realtà sia stata invitata ad andarsene, quindi l'ha licenziata. Nel frattempo, in attesa di un sostituto, il signor Carter mi ha chiesto di occuparmi di questi lavori. Chissà chi sarà mai la sostituta alla fine. Davvero, ma non ne ha il tempo, sembra già così impegnato. Nessuno dice mai di no al signor Carter, signorina, mamma mia. Si risistema gli occhiali sul naso e raccoglie i documenti. Ma... ovviamente, non sono la persona adatta per scegliere dei menu adatti. Scusati, rassicuralo. Quello che aveva preparato andava bene, è solo che divento un po' perfezionista quando si tratta di gastronomia e... no, aveva ragione, me ne sono occupato frettolosamente prendendo ispirazione da altri menu. Immaginavo non fosse perfetto. Spero solo trovi un nuovo assistente alla svelta. Sicuramente chiamerà lei, tanto è ovvio. Mark è così gentile e assorto nel suo lavoro che mi sento davvero in colpa per averlo messo in questa posizione scomoda. Aveva criticato il vino che aveva proposto lui. Di colpo ho un lampo di genio. Ascolti, vorrei davvero farmi perdonare. Potrei suggerirle l'intero menù se le fa piacere. Che carina. Davvero, lo farebbe. Oh, loro stanno diventando amici. È il minimo che posso fare. Mi sorride, visibilmente toccato dalla mia proposta. Beh, lo apprezzerei molto. Potrei continuare con il mio lavoro. Il problema è che tutto dovrebbe essere completato entro domani. Domani? Nessun problema. Vabbè, dai, non ci vorrà così tanto a fare un menù. Nessun problema. Non è un problema, le manderò tutto prima di domani. Marca mi guarda con gentilezza. Che carini, comunque. Le sono davvero grato e non dimenticherò questo gesto. Oh. Mi passa un file. Posandomi l'altra mano su una delle spalle e sorridendomi. Sono sensibile al suo fascino, è davvero gentile. Dai, in questo caso non c'entra niente, è gentile, basta, ok? Gli faccio un cenno per poi voltarmi e lasciare la stanza. Non appena arrivo in ufficio, Matt alza lo sguardo e mi osserva sorridendo. Ignoralo, chiedigli che succede. Chiedigli che succede, non ignorarlo così. Che c'è? Cappuccetto rosso si è persa nel bosco. Cosa vuoi, madonna? Lo guardo confusa, non capendo a cosa si riferisca. Mi indica i documenti che tengo tra le mani. Non dovevi portare quei documenti al piano di sopra? Se l'hai dimenticato. Oh, è una storia lunga. Non mi ricordo, era una scusa. Boh, vabbè. Improvvisamente Lisa appare alla porta. Ehi, voi due, ho appena portato la lista degli appuntamenti a Gabriel. Pranziamo insieme? Accetta, rifiuta. Accetta, dai, perché no? Sì, con piacere.
Poggio con noncuranza i documenti di Mark sulla mia scrivania. Ah, ok, là i documenti erano quelli che nel frattempo gli ha dato Mark. Le ha dato Mark, sì. Va bene, il resto è tutto ok? Certo, Giulia è appena tornata da una piccola passeggiata al piano di Carter. Detta così, eh? Lisa entra velocemente in ufficio, piombandosi di fronte a me, sussurrando. Paura di sapere. Beh, dici tutto. Non voglio. Matt sta distruggendo i fatti. Direi Matt sta distruggendo i fatti. Matt non sa di che parla. Sono andata all'ultimo piano a dare a Mark dei file che Gabriel mi aveva chiesto di portargli. Più o meno. Sospiro mentre osservo i documenti con una mano ai fianchi. Già finita l'energia, vabbè, come sempre guardo, aiuto, oggi non so parlare, mi sto intrecciando un sacco. Guarderò le pubblicità e vediamo quanto riusciamo ad andare avanti, ma non di molto, mi sa. E ora mi devo occupare di tutto per domani, solo perché non sono riuscita a tenere la mia boccaccia chiusa. Ma dai, fino a prima era così gentile, adesso si è già rifiutata. Cosa? Che hai combinato? Mark era in riunione con un altro tizio e c'era questo stupido menu visualizzato sullo schermo. Ho visto quello che considero uno sbaglio nella scelta dei vini e non ho potuto fare a meno di commentare. Cosa? Vogliono aprire un ristorante ora? Matt sta mezzo scherzando, ma non ho tanta voglia di ridere adesso. No, Matt, stanno organizzando un ballo di beneficenza. Pare che la nostra società raccolga fondi per i paesi del terzo mondo. Ma qual è il problema dovuto al tuo commento? È solo che quando ho criticato il menù ho scoperto che l'uomo seduto vicino a Mark altri non era che Ryan Carter in persona. Lisa e Matt mi fissano increduli. Oddio, mi fissano increduli per un istante. Ah ah ah. Scoppiano entrambi a ridere. Alcune persone si voltano a fissarci. Faccio loro segno di tacere. Prenditela, ridi assieme a loro. Vabbè, dai, ridi, non puoi essere così antipatico. Ah, è finito, vabbè. Finisce tutto così velocemente. Però, vabbè, dai. Cioè, alla fine non è successo niente. Vabbè, la pubblicità. Non è successo niente di nuovo. Mi è piaciuta però la conversazione con Mark. È stata molto carina. Ok ragazzi, per questo video è tutto, io spero vi sia piaciuto, se sì vi chiedo di lasciare un like, un commento e di iscrivervi al canale, attivando anche la campanellina delle notifiche così da non perdervi nessuno dei miei prossimi video. Detto questo, noi ci rivediamo alla prossima, ciao a tutti! Maybe you never cared at all.